quando ci sono troppi rami potrebbero esserci nodi, come in questo caso ci sono dei nodini, ma questi non danno problemi. In quella tavola armonica che vi facevo vedere prima, ad esempio, qui c'era un nodo, vedete qua in questo punto, questo probabilmente era qualche ramo laterale, vedete che ancora un po' si vede, e c'era questo nodo che praticamente è il ramo che probabilmente usciva dall'albero. Che forma questo? È un difetto. Quindi si cerca di non avere queste cose. È meglio che la tavola armonica sia bella pulita. Poi se c'è qualcosa non succede niente. Però se è pulita, bella, così vedete che qui c'è un altro nodino che si vede. E a volte succede, tu non lo riesci a capire finché non tagli il tronco. Quindi si usa lo stesso. Si usa lo stesso, se non è troppo grasso, come in questo caso che viene tolto, diciamo, al posto del nodo rimane un po' la fibra un po' storta, si usa. Però a Cremona insegnavano ad avere il legno e tutto così, Perfetto. precisa, sì, Stradivari sceglieva comunque il meglio dei legni, del legname per fare gli strumenti. Quindi la tradizione poi ha portato avanti questa cosa. Ma gli liutai non sono stati tutti fortunati ad avere i legni così. Quindi ognuno, qui a Genova soprattutto, hanno usato qualsiasi cosa. Quando ci sono state le demolizioni dopo la guerra delle chiese molto antimillenarie magari, di epoche veramente antiche, sono andati, molti liutai sono andati a recuperarsi le travate di abete e ne hanno fatto legname per gli strumenti. Ci sono dei libri dove sono catalogati degli strumenti che sono stati aperti, all'interno c'è proprio scritto questo legno proveniente dalla chiesa di San Tommaso del 1100. Perché E erano legni. legni molto stagionati, se non sono tarlati, mangiati dai tarli, Sono sono perfetti. perfetti. E se non hanno troppi nodi che non si possono usare, sono perfetti. E loro li hanno usati. Poi i genovesi, si sa, Usano ma usano tutto. tutto, quindi... Beh, ma magari la qualità era buona lo No, stesso. buonissimo, buonissimo, buonissimo. Volevo chiarire due cose. Stradivari è stato uno dei più grandi liutai mai esistiti, ma questo forse ne abbiamo già parlato. E poi ha fatto un cenno a Cremona, perché Cremona È dove loro ha sono nati, parte. sono vissuti e hanno lavorato. Stradivari, Guarnieri del Gesù, era il suo, diciamo... Antagonista. Sì, ecco, erano i due... E qui c'è il violino di Paganini che è stato fatto invece da Guarnieri del Gesù. Ed è al municipio, si può andare a visitare, non so se siete andati a No, non ci vederlo. siamo andati. Va bene, si può vederlo, è il famoso violino di Paganini, è Il uno cannone? forse il cannone, ed è forse uno dei violini al mondo più famosi. Eh Davvero? sì, perché a Stradivari... Diciamo di quelli che non si riesce a dare nemmeno un valore, perché è già un valore intrinseco, no? Cioè, Il non solo fatto che perché l'ha era di avuto, Paganini. perché l'ha fatto Guarnieri, che è un violino molto sonoro, e poi l'ha suonato Paganini, quindi c'è tutta una storia dietro, no? Sembra che durante il concorso Paganini al vincitore Viene facevano suonato. suonare. Sì, lo fanno Non c'è più il premio Paganini No, l'anno adesso poi lo prossimo. rifaranno probabilmente, però Sì. adesso l'hanno un attimo Hanno sospeso. sospeso. No, perché Fanno penso. ogni 2 o 3 anni. Era ogni 2 o 3 anni, Fanno però adesso quello è stato molto l'ultimo, non mi poco. ricordo. Sì, per un periodo l'avevano sospeso, ora non mi ricordo se l'avevano Ma fa male a fatto. un violino non essere suonato? Per un piccolo periodo di tempo ho bisogno di nuovo di ripartire, perché ovviamente sono legni che si muovono, non si vede, ma lo strumento ha un'elasticità, si riesce a vedere. Adesso questa, cioè, come vedete, ha un movimento. Quindi sono molto sottili, le tavole sono sottili, sono pochi millimetri di spessore, perché poi ovviamente lo strumento viene prima scavato nell'esterno e creata la bombatura, poi viene scavato all'interno per creare questa membrana, diciamo. Serve quel Questa è la catena, è una barra di rinforzo che è sotto i bassi, sono tutte cose strutturali che comunque aiutano, sia per il suono e sia per la struttura. Perché probabilmente con le forze che fa il peso sulla tavola, con la serrebbe. Nell'antichità venivano usate, ci sono degli strumenti che non avevano né la catena né l'anima, cioè Erano più che spesse, magari. erano intanto montati con le corde di budello, quindi si faceva una musica che non aveva Potenza. questa necessità della musica moderna, diciamo, no? Che poi sono iniziati i virtuosismi, hanno iniziato a scrivere questa musica Abbiamo un bimbo molto... azzoppato, allora Sì. sta cercando di farlo riposare. Sì, no, le stampelle rimane qua tranquilla. Insomma, poi invece appunto con l'avvento della musica più virtuosa, diciamo,
hanno iniziato a fare questi cambi, e questa qui è una barra che sta dalla parte dei bassi, e invece dall'altra parte c'è questa anima, che è questa cosa che io metto, stavo mettendo adesso in questo violino, che si infila dalla F, perché si mette a violino chiuso, uh-huh, e va in un punto ben specifico, diciamo che va davanti al piede del ponticello. Il ponticello sta qui, la E sta un pochino più spostata in avanti, e questa mette in connessione i due coperti, il superiore e il fondo. È proprio comunica le vibrazioni? Sì, sì, va in connessione tutto lo strumento e suona. C'erano due domande, una di Pietro e sì, una di Ivan. Pietro, che domanda volevi fare? Tu sai cos'è? Chi è che vuole? Chi è? Avevi la mano alzata prima. Ma l'acero probabilmente, intanto la bellezza, perché come vedi l'acero è molto bello, come legno ha questa caratteristica di rifrazione, è molto bello, è resistente, cioè quindi ha una forza alla pressione, perché deve avere un po' di resistenza, e la bellezza, e veniva costruito tutto in acero, sia il manico che le fasce che il fondo. Mentre invece poi la caratteristica sonora vera e propria la dà la tavola armonica, che è questa qui, l'abete, perché è lei che è quella proprio flessibile, che fa risuonare lo strumento. È tutta una componente, però la motivazione è questa, diciamo. Ivan, e poi io. Sì. Quando metti l'anima all'interno del violino, la fissi con della colla? No, e come fa a rimanere? Si incastra leggermente, perché è un po' un giochino cinese, perché bisogna fare questa operazione qui, praticamente si infila dalla F, io più o meno conosco il punto più o meno dove deve andare, allora la metto dentro così, cerco di posizionarla davanti al punto dove voglio che sia messa, poi guardo dal bottone che sia... C'è un buchetto, sai? È il buco del bottone dove viene poi tenuta la cordiera. Una volta che l'ho messa dentro così, stacco il ferretto e poi con quest'altro ferretto l'aggiusto in base a dove voglio che vada in posizione. Poi ho uno specchietto che mi fa vedere che il contatto dell'anima sui due coperchi, perché ovviamente il coperchio, se voi guardate un'anima, non è dritta, tagliata, è un po' inclinata, non so se la riuscite a vedere. Sì. E proprio per questo motivo, perché deve andare in connessione il coperchio qui e sotto, deve rimanere dritta, parallela. Le due pance? Sì. È un po' un giochino, perché questa qui si fa a mano, bisogna tagliarla a mano e deve essere perfettamente combaciante. Poi non si sposta più. Poi quando c'è la pressione sopra non si sposta. Suonando lo strumento si muove, quindi ogni tanto bisogna fare una messa a punto. E accordarla. Fare una messa a punto si dice che è spostarla leggermente, i musicisti vengono periodicamente a fare queste messe a punto. C'è sempre lavoro. C'è sempre lavoro. Meno male. Ma no, io queste cose qua, già quando poi sono clienti, conosciuti, in America qualsiasi cosa te la fanno pagare, cara, qualsiasi. Io dal mio maestro, arrivavano i ragazzini, messa a punto, vedevo che gli firmavano lo check. Io rimanevo così, invece qua un po' più, siamo un po' più così. Amicali. Amichevoli. Fregato. Ma no, c'è qualcuno che è molto, anche qua in Italia, che qualsiasi cosa fa, va a pagare. Ma perché bisogna mettere della colla per fermarla invece? Perché non è mai l'anima. Si chiama anima intanto perché l'anima è un nome importante, cioè è importante, vuol dire che ha un'importanza l'anima, no? Ragazzi, non appoggiatevi ai tavoli, scusate. Non si fissa perché... Che non avete una spina dorsale? Lo strumento, siccome è un po' è vivo, come il legno è vivo, soltanto i cambi di tempo, di clima, cioè ad esempio oggi, in questi giorni è umido, un po' più umido, e lo strumento tende a gonfiarsi un pochino, quindi si può spostare da sola. Se tu la fissi, lo strumento non funziona sempre con l'anima messa lì, dove l'hai messa tu magari. Magari la metti in un momento che è secco, poi magari viene umido, si sposta un pochino, non è più lunga uguale. C'è sempre un po' di cambiamento, diciamo. L'anima deve essere una cosa reversibile, come il ponticello. Il ponticello non è perenne,
Ponticello, vedi che io ne ho diversi qui, miei, che ho cambiato a strumenti miei e a strumenti di altre persone. Perché il ponticello comunque ha una pressione di 20 kg più o meno sopra le corde, quando sono tirate sopra lo strumento, qui sulla cassa, in questo punto qui della cassa c'è una pressione di una ventina di kg. Quindi questo ponticello, che come vedi ha un millimetro, poco più, di spessore, dopo tanto tempo può piegarsi anche, no? E quindi va cambiato. Pensate un po' che delle corde di un violino hanno una pressione di 20 kg. Sì. Ve lo immaginavate? Su una cosa di questo genere, che adesso in questo non si vede tanto, ma un pochino si riesce a vedere, non so se riuscite a vedere. È quasi trasparente. Un po' si vede la luce che passa, no? Da qualche parte, non so se si vede. Sì, ce ne sono alcuni che sono, scusa, che ce ne sono alcuni che sono ancora più sottili. Gli ultimi che ho fatto sono veramente ai lati della parte mediana ci sono. Sì, perché diciamo le parti più sottili sono queste, in centro un po' più robusto. C'era Francesco con una domanda e poi Pietro. Sì. Te la ricordi? Sono più costosi i violini fatti di abete o di acero? No, il violino è fatto di acero e di abete insieme. Ah, ok. Non c'è uno l'altro. Diciamo tutto è acero, il manico, le fasce, il fondo, e invece la parte sopra è di abete. È proprio una combinazione. Anche la chitarra, le chitarre. Ora poi facciamo un giro di là da Paolo, che lui fa le chitarre. La chitarra è uguale, la chitarra c'ha la tavola armonica in abete o in cedrale, comunque in legni, in conifere, che sono molto flessibili. Sì, la maggior parte sonori. E poi nella chitarra c'è più libertà, diciamo, e si può fare in palissandro, in acero, in palissandro. Ma state scrivendo? In diversi legni. Invece il violino è più canonico, diciamo, c'è proprio più una classicità. Si fa in quel modo lì, sì. Il violino, il violoncello, la viola. Pietro. Sì. La gente che fa il mestiere del liutaio suona pure. No, non necessariamente, no. C'è qualcuno che magari sì. Sì. No, perché magari io ho venduto magari dei violini come a questi ragazzi che sono di qua, che oggi stanno facendo lezione, ci sono alcuni violini miei che periodicamente si rifà il ponticello, dopo un po' di tempo magari lo portano, lo cambiano, oppure faccio un ponticello, lo proviamo, il suono magari non ci piace per qualche motivo, perché i ponti anche questi sono fatti di legni diversi, ognuno ha un suono, se sentite che uno è più alto, uno è più basso, non so se riuscite a sentire. Sì, sì. E magari questa caratteristica fa cambiare anche lì il suono, perché poi il violinista che sente delle cose che io magari non riesco a sentire, lui poi quando mette l'arco e suona ha facilità a far uscire il suono, o ha difficoltà perché c'è qualcosa che non va, bisogna mettere a punto, fare dei piccoli spostamenti o cambiare magari qualcosa per quel motivo lì. Quindi si può modificare sia con quel tondino che metti, sia col ponticello, cioè i vari elementi entrano in gioco. Questi sono i primi elementi che entrano in gioco per fare una messa a punto. Poi ci sono tante cose che si possono fare, però diciamo quelli... Le fasce è l'unica cosa negli strumenti ad arco che viene piegata a caldo. Considerazione. Viene piegata a caldo. Sì, perché non sanno cosa vuol dire. Anche secondo me, sì, eh. Sì. È che è il bordo. No, piegare a caldo. Cosa vuol dire piegare a caldo? Io lo so, forse. No. Posso dire? Ci sono dei ferri con... Guarda, te lo dice. Io lo so. Guardate un codice. No, forse non è una cosa. No, si scalda un ferro come questo qui, che poi viene fissato qui al banco, cioè qui c'è la morsa. Io lo fisso qua dal caldo, lo metto qui così. Trucco barbatrucco, avete visto? Questo è caldo, ovviamente non lo devo prendere con uno straccio da sotto. Lo fisso così. Ho le fasce che sono... che non ce ne manco una. Può capitare. Diciamo una cosa di questo genere. No. Queste qui sono ancora da preparare. Perché si tagliano anche queste, si tagliano delle fette da un blocco, si fanno queste qui che poi vengono assottigliate
un millimetro e poco più, e poi si bagnano un pochino, e poi sul ferro caldo si inizia così e si... si... Ragazzi, perché si bagna il legno, secondo voi? Perché non si... Perché, perché sennò si brucia. No, è una flessibilità. Questo lo scalo. Non è a 300 gradi, cioè... Lo metto su un poco. Poi ce n'è anche uno per il violoncello, ce n'è uno elettrico. Lo accendi, è elettrico, e ti metti sopra e così. Le fasce sono... sono queste, laterali, queste qui. La fasciatura, capito? Si fa questa piega qua. Una per curva, diciamo, sono tre di qua e tre di qua. E poi vengono incollati? Poi vengono incollati pezzi. A dei blocchetti, perché l'interno dello strumento è fatto così. Ecco, qui lo potete vedere a pieno. Questo è uno strumento genovese, da chiodo dei primi del Novecento, del 1927. E qui potete vedere com'è il lavoro, diciamo, delle, com'è l'interno del violino. Il violino ha questi zocchetti che vengono montati su una forma, che è questa. Io mi preparo questa forma, che il modello praticamente sono i modelli che io scelgo di fare, no? Un modello Stradivari, un modello Guarneri, Guadagnini, dipende. Io incollo con pochissima colla questi blocchetti che... sono fatti da abete, adesso non li trovo qua, ci sono. Sono questi, che sono quei blocchettini che vedete dentro, che vengono incollati qui. Poi io li lavoro prima la C, piego la C e la incollo da qui a qui, qua dentro, che sarebbe questa incollatura qui. Poi dopo, quando ho chiuso tutto lo strumento, che viene tolta la forma, si mette una controfascia, che è questa linea che vedete qui, che è un rinforzo. Fate la foto, ragazzi, e questa qui viene incollata, diciamo, per rinforzare le fasce. Quindi si incollano le controfasce e lo zucchetto, l'eccedenza, diciamo, questa interna, viene tagliata via, perché poi questo si stacca, la forma viene tolta e rimane il blocchetto così quadrato, che io con lo scalpello poi taglio e lo faccio diventare così piccolino. E che crea un rinforzo. Crea un rinforzo anche per il manico, perché il manico, come vedete, è incastrato, c'è un incastro che entra dentro il blocchetto e il blocchetto fa da supporto, da incastro al manico anche, che viene appoggiato alla nocetta, si incolla alla nocetta e all'incastro che viene fatto sullo zucchettino. Così come... Era un ragazzino che aveva fatto. Sì. Volevo chiedere quanto tempo si impiega. Almeno ci vogliono tre mesi. Il violino ci vogliono tre mesi, il violoncello ci vogliono qualche mese. C'era anche Alessia con una domanda. Sì. Ah, si voleva chiedere. Ma sì. Le fasce. Ma lo fa subito. La prima cosa. No, i pezzi vengono preparati, vengono tagliati in questo modo. Sì, ma riscaldo subito e poi lo metto così e se fosse... Salva, lo riscaldo di nuovo. Lo riscaldo sul fuoco di nuovo. Ok. Quando si raffredda devi scaldarlo di nuovo. Infatti per questo hanno fatto poi gli elettrici che rimangono sempre caldi. Questo ebano. Quella legno, cosa? Legno di ebano. Ah, è un legno? Sì, sì, questa è la tastiera, sembra plastica, sembra. Invece è legno, ora ve lo faccio vedere. Ecco questo pezzo qui. Aspetta che è uno dei legni più pregiati, l'ebano. Questo? Sì, diciamo che è tra quelli più pregiati, più costosi. Si sta anche estinguendo, mi dicevano. Eh sì, in un certo posto non lo fanno più. Questo è pesantissimo, è un legno che se lo metti nell'acqua affonda. Ma quanti ponti ci fai con una cosa del genere? Ma questo qui tanti. Non lo uso, perché oggigiorno le tastiere le prendiamo già pretagliate, sì, perché si sprecherebbe un sacco di legno. Ah. A fare una tastiera tagliandola da un pezzo così si spreca un sacco di legno. Questo lo tiene questo, sì, questo me l'aveva regalato un vecchio maestro. Viene. Si scava, si fa un piccolo scavo tutto intorno, che è molto complicato perché si fa a mano. È sottilissimo, peraltro, è molto sottile.
E poi si incastra? Si incastra dentro questo legno incollandolo. Ovviamente bisogna cercare di fare un buon lavoro nelle punte, perché questi sono fattori estetici, diciamo, no? Quindi la punta deve avere un'eleganza, uscire molto elegante, che abbia un'armonia. E però la funzione del filetto è anche un'altra. È come un paraurti, un parabordo. Perché se quando... Sì, veniva... è stato anche concepito per questo motivo. Così non si scheggiava? Quando prende un colpo forte lo strumento... Salta il filetto, ma non... Si spacca magari questo pezzo e il filetto, che è messo in trasversale, ripara la tavola armonica dalla rottura. Quindi si può riparare meglio? Non si spacca più che altro la tavola, perché sennò si spaccherebbero sempre le tavole. Era, cioè, quando prende una botta forte si deve spaccare, si spacca, perché è delicato. Si può rimettere insieme? Sì, quello che vi facevo vedere prima è uno strumento che ha subito un danno di questo genere. E, santa! Come vedete, ha avuto queste due rotture. E queste due rotture, questo è un sistema di restauro, diciamo. Non si cambia il coperchio? Mai, perché quando uno strumento, nei casi che è proprio spaccato, distrutto. Si può. Però quando uno strumento è di epoca come questo, che appunto è uno strumento genovese del 1926, si ripara sempre. Si salva il più possibile. Si salva il più possibile. E questo qui è un sistema, si incollano questi piccoli... Ma poi vengono staccati. Ma perché tutti poi non vedono? Come dicevo, per chiudere la crepa, si incollano con un po' di colla questi piccoli blocchetti sui fianchi di questa spaccatura. E poi con questi piccoli morsetti si va a chiudere molto vicino, quindi stringe proprio... Fino a ricomporlo? Sì, stringe proprio sulla vicino alla crepa. E, perché sennò prima si usavano dei morsetti che andavano a spingere il bordo, però rischia che si flatta, che si apra. Cioè, questi qui sono una cosa più recente, che poi si staccano tutti quanti, si fanno i ritocchi della vernice quando ovviamente un pochino la vernice... Ma influenza salta. Il suono una riparazione? No. Se è fatta bene, no. Si riesce a farla funzionare meglio. E poi viene rinforzato con dei piccoli diamantini, che sono dei piccoli quadratini che vengono incollati tutto lungo la crepa, molto sottili però questa volta. Mm-hmm. Che lì forse si vedevano, che anche questa era rotta, è stata riparata. Delle piccole cose di questo genere, che sono come dei punti di sutura, un pochettino più grandi di questi, si mettono e che tengono, diciamo, la spaccatura. Da sotto questo, da sopra non si vede più niente. No, da dentro poi da sopra si ritocca e non si vede più. È buffo, perché hai parlato di punti di sutura. Sì, è un po' la stessa cosa. È un po' la stessa cosa, sì. Senti, raccontagli un po' invece per tipologie di colle, di tinture. Allora, la colla, si parte dal legno grezzo. La colla, noi usiamo sempre la colla animale. Animale. Sì. Sì, la colla, diciamo, di pesce, di coniglio. La colla di pesce, ce la metto in testa. Ma la colla di pesce non quella lì alimentare. Quella lì è quella alimentare, quella con quelle lastrine sottili. Che è chimica, peraltro, non è più colla di pesce. No, forse... Non c'è più. No, non esiste più la colla si di pesce reale. Si fa tipo la lassa di pollo. Tratta dal pesce, intendo dire. Chissà che roba è, sì, infatti. No, è una cosa più forte. Ce n'è un tipo che è fatta con le pinne dello storione. Queste qui sono praticamente... Quando appunto puliscono i pesci, tengono questi pezzetti che sono le cartilagini delle pinnette dello storione, in questo caso. Sì. Ed è fortissima, diventa una colla veramente fortissima. C'è un procedimento, bisogna metterla a bagnomaria. Come la colla di coniglio per i pittori, mi sa. Sì, però questa qui è ancora più complicata. Un po' più complicata, perché bisogna prima metterla a mollo. Quando è diventata molla, bisogna impastarla come il pane, come la mollica del pane. Mm. Una volta che c'è questa pastetta fatta, si butta via tutta quell'acqua che è quella, diciamo, il residuo. Quella pasta si rimette a mollo nell'acqua, scusate che apro, nell'acqua distillata.
se si usassero delle colle chimiche, quelle moderne, quelle forti, non si apre più. La chitarra, invece si può usare, la chitarra si può usare perché la chitarra poi non si, è uno strumento che non ha bisogno di interventi di quel tipo, quindi rimane chiusa, quindi si usa una colla diversa, linfatica, non so come si chiama adesso di preciso, sono colle simili al vinavil, tra virgolette, ma non ha un vinavil, che la rendono un po' più. Nel violino no, nel violino si cerca sempre di avere delle colle reversibili, in modo che se succede qualcosa si può intervenire, pulire, smontare, pulire, rifare. Sì. I tagli di un blocco del violoncello, ovviamente queste cose vengono fatte con la sega, no? Questo qui, diciamo, è il pezzo, quel pezzo di legno che vi facevo vedere prima è il pezzo di sotto dello strumento, no? Quello è un sega automatica? Segare, sì, sega nastro. Cioè, nel senso, viene spostato a mano, usata a mano, oppure quella no, tipo... No. C'è una sega a nastro, okay. Tu vai con le mani... C'è il disegno, c'è la traccia e lo fai. Metti il sì, tutto. Ci sono i pantografi. Oramai un coperchio così di un violino o di un violoncello viene fatto volendo con la CNC, sì, che è la... come si chiama? La... controllo numerico grazie, una macchina controllo numerico, tu mi imposti con il computer la curva che tu vuoi fare, questa curva qui, che non è tanto bella perché a noi ci ha fregato un po' questa cosa, no? Però non è lo stesso, ma però dipende dove ti fermi, perché infatti non è una brutta cosa, eticamente è una cosa che in futuro potrà avere delle ripercussioni, perché uno strumento fatto in quel modo che poi tu ci metti le mani, magari non vedi che è stato fatto, non lo vedi più che è stato fatto in quel modo. Per fortuna che l'artigiano italiano, gli italiani o gli utai europei, diciamo, ma l'italiano ha ancora questa bravura, diciamo, questa la bontà del lavoro artigianale nostro è impagabile. Gli strumenti che fanno in Cina adesso, oggi già qualcuno sta facendo qualcosa di meglio. Ma perché vengono a studiare qua? Vengono a studiare qua. O perché qualcuno va in Cina? Perché vengono a studiare qua? Ma no, sono cattivi i cinesi. I cinesi sono furbi. Hanno un'industria. Sono furbi. C'è Filippo che ti vuole fare una domanda. Da quando si è iniziato a fare gli strumenti, cos'è che è rimasto? Cos'è che è cambiato? Ma diciamo che non è cambiato quasi niente. A parte il pantografo. Senti, guarda, senti un po'. Non è cambiato quasi niente. Nella costruzione del violino è rimasto... abbastanza. Il violino è uno strumento che una tradizione, un'evoluzione. Sì. Questa è della viola? Questo è del violoncello. Del violoncello. Questo violoncello che sto facendo è un po' più grande. Sì. Diciamo che il violino è uno strumento del 600 poi. Vedete, quindi anche questo qui da 600 viene oggi tutto lavorato con questi attrezzi che vi facevo vedere prima. Cioè si taglia soltanto questa parte grossa. Sì. E poi si lavora tutto con il violino come. Violino moderno è il violino del 600, sì, del 700. Sì, 1600, ci sono ancora anche 1500 forse qualcosa. Sì, 1500, quindi Filippo, 1500, siamo al 2500 anni che lavorano così. È un patrimonio straordinario se ci pensate. Questo qui diciamo un po' il lavoro che viene fatto, no? Tutte le volute, tutto questo viene fatto con questi attrezzi qua. È un lavoro, il riccio è un lavoro abbastanza lungo. Anche il riccio non è decoro. Il riccio è proprio decoro. Invece decoro? Il riccio è proprio un po' la firma del liutaio. Perché io pensavo che anche il riccio avesse una sua funzione. No, il riccio è proprio è la firma. Ma pensaci, tronco lì, sarebbe bruttissimo. Ma ne hanno fatti anche... È un fatto estetico, ma in realtà è... Beh, un tempo li facevano, ad esempio, nel barocco, venivano usate le teste di donnina, sì, la dea bendata... Stile polena, insomma, della nave. Sì, l'idea era un po' quella. Il leone, il drago, si facevano queste cose. Poi nello strumento invece moderno, diciamo, passando dopo il barocco, nel 700, andando avanti, è iniziata questa cosa dei ricci, e ogni liutaio ha la sua... firma. Sì, la sua... Ma i violini moderni hanno una voce diversa rispetto ai violini antichi? No, alcuni si avvicinano veramente molto. Ovviamente lo strumento è più crudo, ha bisogno di essere suonato, deve maturare.
quindi ha bisogno di... Cioè tu lavori per il futuro sostanzialmente. No, però io cerco di già andare in una direzione che lo quindi appunto lo strumento antico ha quel timbro, quella pasta di suono, quella facilità anche nel suonare, nel modo di approcciare lo strumento che è diverso dallo strumento moderno. Lo strumento moderno ha bisogno di rodarsi, di entrare in movimento. Cioè, i tuoi strumenti fatti adesso saranno meravigliosi tra 100 anni. Infatti adesso, visto che fior fior di violinisti suonano i miei strumenti, vuol dire che qualcosa ci hanno trovato. Cioè, ovviamente fra 100 anni o sono distruttivi, inesistenti, oppure... No, se l'avrei fatti bene, a regola d'arte, come si diceva una volta. No? Poi bisogna vedere che cure il posto di mantenimento. Non si può sapere cosa succede, no? Se si pensa che uno strumento che ne arriva dal 700, che ha passato qualsiasi cosa, guerre, distruzioni, catastrofi, sono meravigliosi e sono ancora integri, meravigliosi, no? Esistono. Poi ci sono teorie diverse, c'è chi non vuole farli suonare, c'è invece chi dice che è meglio farli suonare. Sono scuole di pensiero differenti, no? Perché il violino di Paganini, c'è chi non vuole farlo suonare, degli utai, diciamo, per conservarlo, che ci preferiscono non farlo suonare tanto. Ma il sudore coincide tantissimo. Questa è una delle motivazioni. Ci sono dei violinisti che sono proprio grondano. Quindi una goccia di sudore su delle vernici antiche può fare una riga completamente. Quindi allora adesso le vernici si sono modificate? No, perché io cerco di mantenere anche lì una canonicità. Le ricette vere e proprie non si riescono a... Hanno fatto degli studi recenti che hanno scoperto... Tu, per favore, grazie. Paolo. Io uso una vernice all'olio, olio di lino cotto, con delle resine, che possono essere la resina di colofonia, la resina di coppale o ambra, che sono due resine che magari sono un po' meno canoniche per quel periodo. Era più la sandracca o la colofonia le resine che venivano utilizzate. Le stesse dei pittori. Sì, sono un po' le stesse cose. La componente è quella, la base. Poi la colorazione invece degli strumenti. Questi sono questa colorazione qui. Allora, questo vabbè, sembra vecchio, ma non lo è. Questo è il mio strumento fatto ora. È anticcato? Sì. Il colore arancio, rosso di questi strumenti è dato da delle lacche. Io uso delle lacche di robbia. La robbia. Come in pittura, sì, uguale. Sì, la robbia tinctorum è una pianta che abbiamo anche noi qua in Liguria, è una pianta infestante che con un procedimento di bollitura si estrae un liquido rosso che poi viene diluito. Mettendo dentro a questo liquido, viene filtrato, questo liquido si fa una bollitura con il carbonato di potassio o con l'allume prima, si mette o prima una cosa o prima l'altra. E poi o dopo una o dopo l'altra che raccoglie tutto il colore, quindi nell'acqua colorata questo colore si deposita sul fondo, forma una coltre, la fa condensare? Sì, la fa precipitare il colore. Poi questo precipitato, diciamo, si versa l'acqua trasparente, si mette dell'acqua nuova, si rimescola, si rifà precipitare di nuovo per un paio di volte, si lava. Poi alla fine si versa tutto quanto, si lascia quest'ultima parte che viene versata o su una stagnola, ci sono vari procedimenti, si può mettere nel forno dentro una bowl di quelle d'acciaio, perché sui metalli non bisogna mai metterla, metalli ferro, rame, perché si modificano. Sulla con l'acciaio no, si mette, si fa asciugare e viene fuori questa... Ora ve lo faccio... Sì, questo pigmento che io ho anche... fatto ultimamente. Poi viene questa qui, viene macinata, la macino con un pestellino e viene questa polverina che la caratteristica di diciamo della colorazione a robbia è che non è una cosa che diciamo non è un colorante come un'anilina che o un colorante liquido che si mescola alla vernice. Questa si mescola alla vernice andando in sospensione, perché è una molecola dura, una molecola che non si scioglie, sì. Praticamente il colore che si vede in questi strumenti è colore che rimane, sono
microatomi che rimangono in sospensione nell'olio. E non cambia, non modifica no. Diciamo, il suono? No, modifica se si esagera, può soffocare un po'. Appesantisce, questo ha bisogno di sempre di vibrare. E ovviamente la colorazione fatta con le robbie è più interessante, magari meno trasparente in certi casi perché sporca di più, crea degli agglomerati. Oramai cercano tutti di fare una cosa di questo genere, no? Che io questo l'ho fatta con la robbia, è molto difficile arrivare a questo risultato con la robbia. Usano quasi tutti appunto dei coloranti sintetici, artificiali, e c'è questa bellezza, uno rimane colpito da questa trasparenza. Che effettivamente non c'è negli strumenti antichi, c'è quella trasparenza per il consumo, perché quando uno guarda uno strumento antico c'è pochissima vernice, molto meno di questa, e si vedono queste trasparenze, quindi si vede il legno molto molto perlato. C'è pochissima vernice, come se fosse perlato, punti, quasi sì, nei punti dove invece la vernice è un po' più spessa si vede che c'è un po' più di coperta, no, diciamo, come si diventa l'età. Allora, nel mio caso, come nel caso del mio secondo maestro, il più importante maestro, che è lui, che è Adam, lui è newyorkese, io sono stato a New York a studiare, io ho iniziato qui con un altro liutaio che è Montanari, che è qua sempre a Genova, che mi ha inviato. Io ho sempre restaurato l'antico, parto dal restauro, come anche il mio maestro Adam, lui restaurava il mobile. E da lì, diciamo, hai sempre il legno, hai sempre l'antico negli occhi, nelle mani, restauri. Poi io ho lavorato tanti anni, avevo una ragazza in Svizzera, sono stato 7 anni in Svizzera, facevo restauratore, e ho iniziato a restaurare strumenti, mi portavano strumenti, ne ho restaurati tantissimi, però senza, con proprio il senso del restauro, ma non il senso del restauro per poi farlo funzionare, il restauro, mettere insieme la cosa. E sì, più per rimettere insieme. E mi è venuta voglia lì, ho detto ma io voglio provare a costruire uno, e quindi senza nessuna nozione ho iniziato a costruire un violino, ho costruito un violino con qualche nozione che mi dava questo mio maestro Pio al telefono dalla Svizzera, lo chiamavo e dice guarda Pio, non so se ti ricordi, non ero giovane perché comunque avevo i miei 20 anni fa, i miei 30 anni, cioè. E così lui mi ha dato due nozioni, io sono riuscito ad andare avanti con questo violino, sono riuscito a costruire questo violino da solo, praticamente, che è venuta una roba. Solo funziona, esteticamente non era proprio dei più belli, anzi, funziona molto, non è tanto bello da vedere, certo non è così bello come questo. No.